Ma che carino! Ma non c'è il gioco. No, per un attimo, raga, ho pensato avessero messo tipo Fall Guy. Tipo Among Us. Una modalità di Among Us su Fall Guy. E tra l'altro vi ricordo anche che è uscito il mio merchandising, volevo dire, è ancora in sconto, eh. Trovate il link in descrizione, insieme a quello del mio libro, nel caso. Ah, e il 18, alle 18, sono alla Feltrinelli a Bologna in centro. Per il firma copie. Aspetta! Ok, tornato. Ha stronzeggiato un momento il joypad. Com'era questo? Qua non mi fa abbonare con il Prime. Patatino, la vedo veramente difficile che tu riesca a abbonarti con Prime, visto che sei già abbonato a me. Evidentemente qualcuno ti ha giftato una sub perché sei già abbonato. Però se ti vuoi riabbonare, a me fa piacere, te lo dico. Io sono contento se ti vuoi riabbonare. Non premete il tasto, mortacci delle vostre mamme. Pom 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 pom. Premi il tasto, rincoglionito di merda! Ma tua madre, quella grandissima meretrice! Oh, molto meglio questo di quelle merde di altalene del cazzo che c'erano. Fuori dai coglioni, stronzi! Levatevi dai coglioni, merde umane! Ma dai! Ma perché sono tutti così stronzi? Ma guardali, ma... Ma dai! Ma... Vabbè, però sei una merda, scusami! Cioè... Ma guarda, non so... Dai, ma... Cioè, ma mi stai sul cazzo, veramente, lo dico. Dai, vabbè! Ma vai a cagare! Ma vai a fanculo, dio stronzo! Ma dai, ma cos'era quella roba che è appena successa? Ma vaffanculo! Dove cazzo era andato? Ma va a cagare, va. Perché son volato a sinistra? Il gorilloni, grazie per gli 11 patatini, bentornati per armate. No, adesso io questo non lo accetto. Qua non siamo in Russia che la gravità è sfanculizzata, io questo non lo accetto. Tanto rimettiamo a posto qua. Bello questo, mi piace. Pronostico, giustamente. Bravo, Lodi, ci sta, bravo, ci sta. Mi sono dimenticato di dirtelo, però ci sta come pronostico, così facciamo usare anche un po' di punti. Sì, me lo segno, Palatino. Che mod, ragazzi, che mod. È tutto in uno. Efficiente, sexy. Fuori dai coglioni, stronzi! Fuori tutti dai coglioni, pezzi di merda! Via dal cazzo, bastardi? Bastardi? Le vostre mamme, lavorano tutte da un euro. Successo! Ma perché fa così? Perché stronzo nel culo il mio omino?
Fuori dal cazzo, fuori dal cazzo. Oggi abbiamo fatto Reddit, domani patatino facciamo Reddit. Via dei coglioni, stronzi. Madonna mia, che recupero incredibile. Attenzione. Il recupero incredibile del boss. Delle torte. Corri, stronzo d'ulomino alto. Corri, corri. Corri, Forrest. Tua madre. Al pelo. E il primo è andato. Easy peasy lemon squeezy. Devo dire anche la lontra se vuole unire dopo. Farà un'altra live con Greenbound? Ah, sì, adesso ci risentiremo e ne faremo un'altra insieme. Mi sta snobbando. È un po' che non lo sento, devo sentire come sta. Cosa ne penso della minaccia di una guerra nucleare? Ne penso che secondo me, se siamo sopravvissuti alla crisi missilistica di Cuba, è probabile che sopravviveremo anche a questa. Anche perché tecnicamente Putin ha annesso i territori per il discorso che se un territorio russo viene invaso ha l'autorizzazione per usare le armi atomiche. Però naturalmente, secondo me, è più una minaccia che altro quella. Secondo me sta facendo la voce grossa perché è la cosa che gli riesce meglio ora. Una guerra nucleare... Sì, ma infatti stiamo già mandando armamenti pesanti all'Ucraina per difendersi. Ragazzi, una guerra nucleare non avrebbe senso. Cioè, se non è scoppiata neanche durante la guerra fredda è perché non ha senso una guerra nucleare adesso, ragazzi. Distruggeremmo l'intero pianeta. Faremmo letteralmente a pezzi il pianeta con una guerra nucleare. Cioè, non è che vincerebbe qualcuno, cioè, moriremmo tutti. Non ci sarebbe un vincitore in una guerra nucleare. Ma mollami, tua madre troia! Questa è la seconda guerra fredda, sì, è quello che ho detto anch'io. Siamo di nuovo in guerra fredda. Questa volta però ci siamo noi contro la Russia e la Cina. Decisamente, decisamente sì. Dopo 30 anni di relativa tranquillità... Sì, ci sarò sabato alla Games Week. Sì, la Cina si astiene, però intanto minaccia Taiwan, quindi si astiene. Si astiene sto cazzo, si astiene, cioè. Poi ci mancava anche lì Ciccio Bombolo cannoniere che spara i missili. Veramente, cioè. Delle volte io veramente penso che Nietzsche e Marx potevano farsi una sporta di cazzi loro, avrebbero evitato di rompere il cazzo a tutto il pianeta. Se quei due stronzi si fossero fatti i cazzi loro e non avessero rotto i coglioni dicendo cazzate, guarda, avrebbero salvato... Avrebbero risparmiato tanti problemi al pianeta, ma noi non ci avevamo né i nazi né i comunisti in mezzo ai coglioni. Oh, zio, ma vai a prendere a qualcun altro la coda, non mi rompere i coglioni, acchiappala a qualcun altro. Ma che cazzo volete tutti, vabbè, ma non c'è altra gente con la coda da inseguire? La vostra mamma batte... Ma guardali sti stronzi, ma tutti da me, ma... Ma trovatevi un hobby! Grazie, grazie mille, zio! Ma guarda sti pezzi di merda! Ma andate via, ma che volete tutti da me, ma... Ma che cazzo, ma... Sono l'unico stronzo che ha la coda? Non mi pare, voglio dire...
Dai, madonna puttana! Pardon. Vaffanculo! Ce la siamo giocata bene, però. Il terzo non ce l'abbiamo fatta. A voi, se ci siete, se ci siete. Se non ci siete, faccio qualche spettacolo per i cazzi miei. Sì, è vero, devo rimettere il giorno in teoria di riposo la domenica. In teoria dovrei rimetterlo la domenica, il giorno di riposo. Adesso devo decidere quando farlo. Che cazzo di fame, per Dio. Cercando di fare la dieta, ma c'ho una fame del Dio Cristo. Cercando di perdere un po' di peso per le fiere. Così almeno alle fiere, se peso meno, riesco a stare anche più in tempo a cazzeggiare in giro per venire a trovare voi. C'è la fame che mangerei il microfono. La gente si ribellerà alle tasse alte. Alle bollette. Le bollette alte, raga, uno può protestare, però fino a quando non ci mettiamo in moto per ottenere l'indipendenza energetica, ragazzi, non si sono cazzi, cioè parliamo di niente. Dobbiamo metterci in moto per ottenere l'indipendenza energetica, altrimenti parliamo di niente, ragazzi. Fino a quando continuiamo a prendere robe varie, cioè dovremmo costruire delle centrali nucleari. Magari. Ma mi dispiacerebbe una Fiorenza al sangue. Che poi guarda che la Fiorentina non è mica una delle cose più grasse. Cioè. Gli scarti troviamo un sistema per stoccarli, però intanto abbiamo... No, io pro il nucleare, sempre stato pro. Abbiamo trovato un modo per ottenere energia in maniera così efficiente, perché non sfruttarla? Poi se c'è la fusione, meglio, vabbè. Ragazzi, giochiamo in 13, raga. Lodi annulla la bet, siamo in 13. La fai dopo, quando faccio una singola, non ha senso farla in 13, annulla pure. Ci volono anni per costruirle. Ho capito, però tanto se avessimo cominciato a farle anni fa, le avremmo già pronte a quest'ora. No, raga, non penso... Che figa è! Ma che figa è! Prima i pulsanti per visualizzare la mappa e rivelare posizioni dei percorsi... No, non ho capito un cazzo! È fighissimo, ma non ho capito niente. No, non penso che Putin userà l'atomica. Non ho capito niente, però va bene. Cosa devo fare? Ah, ok, quindi qua va bene... Ok, quindi di qua. Va bene. Poi si va su di qua. Poi si va di qua. No, ho sbagliato! No! Che errore di merda! Ho fatto un errore merdosissimo. Che errore scandalausen! Ma dai, Dio trombone! Non è vero, c'era! È una bugia palese! Ma come, scusa? Ma non è vero, ma perché? Ma sono io che mi drogo? Scusa, sono in quella centrale. Ah, ok, no, perché mi sto esaurendo. E mo? Dove si va? Di qua? Non lo so, dove si va? Ah, a posto, dritti. Qua li ho visti. Qua dritti, dai. Scusate. Non bisogna andare dritto. Scusate. No, scusate però. Scusate, ma non si va dritti? No, non si va dritti. Raga, c'è un problema. Dobbiamo fare...
il percorso alternativo, dobbiamo fare così. Se no non passiamo, scusate, siete una massa di imborniti. Ma scusate, fate il giro. Rimanevate fermi come degli stoccafissi. Se arrivasse Giorgione a casa tua con una bella fiorentina e patate super burrose, scommetto che manderesti a fanculo la dieta. Sì, però poi mi sentirei in colpa e non ho voglia di sentirmi in colpa. Odio sentirmi in colpa. Dopo mangerei, ma poi mi sentirei in colpa, direi. Anche oggi non ce l'ho fatta ed è tristissimo. Meglio soffrire e dire, dai, oggi ce l'ho fatta. Questo dipende come va, in realtà, perché questo è tutto molto relativo a come può andare. Bel coniglio, ma dai, tra tutte le cose che mi fai mangiare, il coniglio, cioè, ma c'è di meglio, scusami. La roba un pochino più grassa c'è da mangiare, il coniglio è buono, ma cazzo è magro, magrino il coniglio. Corrado, grazie per i due palatino, 29 per armate. Un bel manzo, insomma, una cosa un po' più unta. Un bel porcellone. No, la pancetta è buona, però non è una di quelle cose che dici, pancetta, cioè, preferisco di gran lunga la bisteccona, proprio, se dovessi... una bella bisteccona di Black Angus. Il mio cibo preferito non esiste, mi piace tutto. Di dolce il tiramisù, ma per il resto mi piace tutto, quindi... L'agnello buono, cazzo. Molto buono l'agnello. E non mi frega un cazzo che poverino è tanto carino, è buonissimo l'agnello. Anatra, non mangio i miei simili. Anche se siamo papere, l'anatra è parente. Un bel ragù di cinghiale. Madonna mia, che pelo. Un bel ragù di cinghiale. Ah, quello sì. Quello mi interessa. Anche perché io adoro il ragù di selvaggina. Mi piace un botto il ragù di cervo, di cinghiale. Mi piace un botto. La selvaggina per me è proprio un cibo fantastico. Oh. E vince. E vince. Vabbè che eravamo in 14, quindi una vittoria molto, molto, diciamo, molto barata come vittoria. Ora se vuoi Lodi puoi fare la bet. Oh, che poi guardate che stare a dieta non vuol mica dire non mangiare la carne, non è mica vero, Guarda che anche puoi fare la dieta e mangiarti due belli hamburger con l'insalata, non è che... Cioè, dieta non vuol mica dire che faccio la dieta alla capra, cioè, io la carne la mangio a dieta, E faccio gli hamburger di tacchino, gli hamburger di manzo. L'importante è non mangiarsi un quintale di torta dopo, poi... Dieta di solo proteine non ce la farei, avrei troppa poca energia. Le proteine non danno energia come i carboidrati, non ce la farei a far solo proteine, avrei... Ma poi non va bene solo proteine una dieta, non va bene. Il corpo ha bisogno di una dieta bilanciata, devi assumere vitamine, grassi, proteine, carboidrati, non esiste... Cioè... Ma io ragazzi non ho mai trovato una cosa... No, solo carboidrati fa malissimo e le proteine... Cioè... Le proteine sono fondamentali, non è che... Non l'ho mai fatto sta roba. No, il latte di soia se posso lo evito, anche perché la soia... Ci sono alcuni studi che indicano che abbassi il testosterone, quindi se possibile la evito. Non sia mai che dopo cominci a parcheggiare di merda. Parcheggio così bene io, scusami. Sto scherzando, donne. Sto scherzando.
Corriamo, donne. Oh, però sali! Non abbassa niente. Ci devo riguardare, può essere. Ci devo riguardare per sicurezza, perché gli studi che ho letto sembravano abbastanza affidabili, però... Nulla vieta di farci... No, però sei una merda, cioè... sei una merda! La medicina che mi piace di più. Ma dato, io sarò brutalmente sincero. Non prendo medicine. Ma non perché non le prendo, è perché semplicemente io non ho mai avuto bisogno di usare medicine in vita mia. Io in 34 anni non ho mai preso un antibiotico. Non ho mai preso il cortisone, non ho mai preso niente. Ma perché non ne avevo bisogno? Tanto dalle infezioni guarivo da solo. No, la carne rossa non è cancerogena, non può essere cancerogena, non ha senso che sia cancerogena. Che cazzo vuol dire che la carne è cancerogena? Prendo le vitamine, eh. Prendo delle vitamine la mattina, ma il multicentrum. Vabbè, ho quella che si chiama proverbiale salute di ferro. No, ma a parte che io la febbre l'ultima volta che l'ho avuta è stato tipo 12 anni fa, l'ultima volta che mi sono ammalato. Io oramai sono 12 anni che non mi ammalo. Un panino al puttò. Il Covid non l'ho mai preso, raga. Io mi sono fatto tutte e tre le vaccinazioni, il Covid non l'ho preso. Sono stato a contatto in casa con mia sorella per 2 settimane che l'aveva. Ho baciato la mia ragazza che l'aveva. Sempre negativo. Boh. Sono rimasto perplesso anch'io comunque, ve lo dico. Sono rimasto perplesso anch'io. 2 settimane in casa con mia sorella. Mi sono baciato la mia ragazza che la sera dopo aveva il Covid. Io niente mai. Magic. Orca madosca. No! Dio tamarro! Però qua lo prendo una sberla in bocca. Potrei essere la cura, se magari. Magari. Sarebbe fighissimo, magari. Se avessi il sangue in grado di curare il Covid, mi farei subito prendere un sacco di sangue, ma non penso... No, non funziona così. Ma dai! Che merda! Io pensavo di essere andato anche benino, che merda! Che tristezza! Che tristezza questi livelli, sto andando veramente di cazzo! Che è successo? Ma scusa, che ho fatto? Va bene, mi fido. No, troppo triste. Hanno scoperto che c'è un 15% di popolazione italiana immune al Covid. Ma di base? Scusa, immuni di base? Immuni a un virus? Ci devo guardare su questi studi, sono curioso. Non avevo mai sentito di studi che dicessero che esistono persone immune al Covid. Ci guarderò per curiosità. Io non l'avevo mai sentito, non avevo mai sentito questo studio qua. Anche perché essere immuni a un virus è impegnativo, eh. Però, oh, mai dire mai, magari esiste veramente una roba del genere. Te lo sei. Ah, se esiste questa cosa è vera, può essere. No, faccio un po' di partite io, patatino, perché siamo veramente in pochi.
Covid che è immune ad alcune persone. Giustamente, giustamente. Non fa una piega. Ma io sono tutto strano. Sono in grado di prendere e perdere 40 kg nel giro di 3 mesi. Sono tutto strano io. Ho tutto un metabolismo strano. Ho imparato la tecnica di quello della CP0 lì. Quello, l'assimilazione. Però, porca madonna, eh? Ma Dio stronzo! Che cazzo! Ma che cazzo, ma non va dritto sto omino di merda? Cazzo, cammina come quando io sono ubriaco, cioè... Le sub sono calate, sì patatino, perché le sub sono mensili. Questo vuol dire che conta la sub del mese. Le sub non è che contano dall'inizio della live fino alla fine di sempre. Se no io sarei già arrivato a 40.000. Le sub sono mensili. O magari lo sai e me l'hai detto per dirmi che sono calate. Ma sì, succede perché se ci sono delle giornate dove uno gifta per dire 500 sub, che mi succede qualche volta, e quella stessa giornata del mese dopo, se non rigifta 500 sub, è normale che calino di 500. 500, ieri me ne hanno giftate 430. Andre rispondi, ma a che cosa? A che cosa rispondo? A quale domanda, scusami? Qual è la domanda? Rispondi, dai, va bene. Allora, sì. Quante sub hai? Patatino, c'è letteralmente il count delle sub in basso a destra. Attualmente, per ora, sono a 2900. Nel dubbio rispondi, va bene. Con Twitch ci campi bene? Io abbastanza, però dipende. Cioè, avventurarsi nel mondo di Twitch è sempre abbastanza pericoloso, perché è difficile sfondare. Cioè, il problema è che devi riuscire a sfondare e diventare un personaggio, ed è quella la cosa difficile. Io ci sono riuscito perché sono venuto da TikTok. Se non fossi venuto da TikTok non ce l'avrei mai fatta, cioè. La domanda era madonna. Come hai fatto a perdere 40 kg? Non lo so, zio. Io non funziono tutti in un modo strano. Io perdo 4 kg a settimana durante la dieta. Non so che cazzo dirti. Abbiamo incontrato un personaggio di fama internazionale in giro. Io allo specchio. No, allora, ho incontrato al Games Week, ho incontrato il tizio, quello di X Factor. Come si chiama? Quello, il giudice coi capelli ricci lì. Come si chiama? Non mi ricordo. Il giudice con i capelli ricci, adesso mi viene un vuoto. Oltre a Twitch è anche un altro lavoro. No, patatino, anche perché Twitch, ridendo e scherzando, mi prende veramente tutto il giorno. Adesso io mi occuperei anche di TikTok, a parte il fatto che ogni settimana mi bannano. Perché Twitch è un lavoro. di lavori ne ho fatti una marea, ho lavorato alle casse nelle agenzie ippiche, ho fatto il magazziniere, sistemavo i prodotti nel supermercato, poi ho fatto il bibliotecario, ho fatto parecchi di lavori. L'altra giornata cosa fai? Preparo le live. Poi ho anche altri cazzi da fare, non è che... Sì, ma scusa, sei stronzo, cioè... Devo preparare la live. Devo pensare anche alle cose normali come la spesa. Il gatto. Le pulizie. Le cose normali che fanno tutte le persone adulte.
In più devo dedicare almeno 3-4 ore extra per preparare la live. Poi devo guardare TikTok, ogni tanto mi devo mettere lì a rispondere alle mail, alle cazzo. Insomma, sto tutto il giorno su internet. Non mi lamento, perché siccome io amo i computer non mi lamento star sempre su internet, quindi però... Cosa vuol dire posto di blocco? Ma vi levate tutti dai coglioni! Andate via, non rompete il cazzo a me! Ho un appunto. La volevo cambiare, però per ora un appunto. Cioè, prima, siccome sto cercando casa, adesso sputtanare i soldi per un'auto mi sembra abbastanza stupido. Però sicuramente prima o poi la cambierò. Posto di blocco. Favorisca patente libretto. Grazie per il giro. No, non si può campare di TikTok. TikTok non paga niente. Con TikTok farò dirtanto 50 euro al mese. Volevo prendermi un bel macchinone. Mi piace molto la Tesla perché è super figa col computer davanti. Però anche un bel macchinone mi piace. Sicuro con la marcia automatica, sicuro. Sicuro con la marcia automatica. Mi sono rotto il cazzo di... prima, seconda, col traffico in città. Poi sono anche pigro, non mi va di cambiare marcia. Macchina resistente, bisognerebbe prendere una Mercedes. Quelle sono belle resistenti. No, una Ferrari no, zio, ma sei fuori. A parte che costa troppo e non sputtanerei mai tutti quei soldi per una macchina. Poi, cioè, la lasci fuori, te la rubano, te la spaccano, te la rigano. Cioè, se hai una Ferrari devi come minimo avere un garage dove metterla tutte le sere. Cioè, io adesso attualmente non ho un garage, io col cazzo che lascio una Ferrari fuori in strada di notte, beh. Vuoi un'assicurazione da Dio che comunque paghi mezzo miliardo a ogni sei mesi lo stesso, quindi... Sì, anche la Tesla, però la Tesla meno. Cioè, adesso, con tutto il bene che voglio la Tesla, non è che possiamo paragonare la Tesla a una Ferrari, eh. La Tesla è bellissima, però, insomma, tra Tesla e Ferrari ne passa, voglio dire, eh. Non sono proprio uguali, eh. Una pappamobile. Mi comprerò una bellissima papa mobile. Che vanno sempre molto di moda. La prendo elettrica? Se è possibile, sì. Semplicemente perché oramai la benzina sta andando a fanculo, quindi... Non lo so, devo decidere che auto prendere in futuro, quindi tu sei plus dotato, non lo so, dipende cosa intendi per plus dotato. Ti qualifica plus dotato. Ah, è vero, l'ho superato il terzo livello, l'ho superato. Puoi dare i punti, Lodi. No, ma la Tesla mi piace veramente molto, è iper tecnologica, c'ha il computer davanti... Che riesci a far tutto dal computer. È fighissimo. È fighissimo. Il mio primo colloquio. No, io non ero in ansia semplicemente perché io non ho mai sofferto d'ansia. Sono sempre stato molto estroverso. Non ho mai avuto problemi di ansia. Ho sempre fatto il cazzone anche durante i colloqui. Quindi. Vabbè, non una Tesla da 100.000 euro, raga, dai, cioè non si possono spendere 100.000 euro per un'auto. Una Tesla carina, però non di quelle super costose, dai, cioè per me è assurdo spendere 100.000 euro per una macchina. Ma tutti qua dovete stare, voi stronzi di merda? No,
ma anche se avessi milioni, per me è assurdo spendere 100.000 euro per un'auto. Cioè, o hai veramente così tanti soldi che ti escono dal buco del culo, se no veramente 100.000 euro per un'auto, dai, cioè, è un'assurdità. Devi avere veramente tantissimi soldi. Vabbè, parte da 50.000, ok. Ma tra 50.000 e 100.000 ne passa però, zio, cazzo, cioè, micchia. Cioè, ne passa, è il doppio. Per una casa ne spenderei anche milioni se li avessi, ma perché la casa è il tuo nido, ci stai, ci vivi, cioè la casa è un'altra cosa. Vabbè, i calciatori, ma anche, ma non mica per forza i calciatori, Anche gli industriali, volendo, ci sono certi industriali che se la possono permettere, non è che... Dai, cazzo! E questa l'abbiamo portata a casina. Che pro di niente. Cosa ho sbloccato? Oh, 100... Come cazzo si chiamano? 100 cosi lì, 100 robe. Fa vedere una gara di Esakagano. Ah no, ma è quella che ho fatto prima. No, non mi va di fare la gara di Esakagano. Facciamo solitario estremo. Che chi se muori, muori. La Tesla ha il cambio automatico. Beh sì, cazzo, c'è. E cazzo, una Tesla senza cambio automatico è un calcio in culo, cioè. Ah, il passi, in realtà no. Facciamo punk dopo, sì, ho un'idea. Sì, ho un'idea a fare un po' di punk dopo. I libri universitari li devi pagare, patato. Con tutto lo sbatto che si mettono i prof a farli, li devi pagare, La casa la vuoi prendere sempre a Bologna? Dipende dalla casa. Se trovo una casa veramente figa in provincia, basta che ci sia la fibra ottica, se no non posso lavorare. Ma anche in provincia andrebbe bene. Ma se trovo una casa veramente figa anche a 100 km va bene, cioè dipende. Vieni a Milano. Hai detto un cazzo, cioè, perché costano poco le case a Milano, vero? Mi è piaciuta molto Milano, tranne che quando sono tornato dal firmacopie ho preso un taxi perché non mi fidavo un cazzo di andare a piedi, però... Mi piace molto Milano, solo che per Milano servono veramente tanti soldi, zio. Milano insieme a Bologna è la città più cara d'Italia, cioè. Molto bella Milano, molto grande, piena di servizi e strutture, però raga, da viverci servono veramente tanti soldini, No, ma a me è piaciuta molto come città Milano, devo dire la verità, mi è piaciuta molto. Solo che mi rendo conto, a parte che era tutto, era un sacco caotico. Era un sacco caotico, c'era un sacco di gente pazza, tutti che correvano come dei matti. Io sono abituato a Bologna che sono tutti quanti fatti di canne. Ma quando? Ah, oddio. Io quando sono stato a Milano erano tutti quanti di fretta, tutti quanti che correvano, tutti quanti andiamo su, giù, destra, sinistra. Rispetto a Bologna, che sembrano tutti quanti in fattanza. Appena uno scatta il verde, se uno non parte subito... Bim! Stai calmo, zio, ti vedo un embolo. Agitatissimo, cazzo, calmati. No, Maranza non ne ho visti. Maranza non ne ho visti, anche perché ero lì dal Duomo, quindi... Ma poi non c'è un paragone tra Milano e Bologna, cioè Milano è 8 volte più grande di Bologna, cioè Milano è gigantesca rispetto a Bologna, e Bologna comunque non è piccola come città, è abbastanza grande. Io ho fatto questo livello dimenticandomi completamente di averlo fatto in estremo, tra l'altro.
Sono andato alla cazzo di cane dimenticandomi che era estremo. Ah, va bene! Parli in bulugnais? Dipende. Conosco qualche parola, però non è che parlo l'accento bulugnais, semplicemente perché non mi è mai interessato un cazzo imparare l'accento. Imparare, scusa, il dialetto. Mossocimel Breeze. Comunque mi ha riconosciuto subito a Milano, eh. Quando chiedeva indicazioni fanno, sei di Bologna? Dico, sì, cazzo, come avete fatto? E a me non sembrava neanche di avere l'accento tanto marcato, invece evidentemente ce l'ho, perché... Tutti quanti subito, sei di Bologna? Dico, sì. Si sente, ah, mi fido, io non me ne accorgo. Cioè, io non mi rendo conto di sentire avere l'accento bolognese, perché... Tranne quando mi parte il Socimel, ma vabbè, ma lì, vabbè, non è che ci si può fare niente. Oh, ma anche qua c'è un sacco di gente che mi dice che si sente molto e un sacco di gente che mi dice che non si sente per niente. Vai a capire. Aia, Dio svizzero. Orca madonna! Ventola di merda. Io ferrarese doc, maiao. Uè, 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 piano, piano, Johnny. No, no, però tua madre è una troia inculata da un labrador. Facciamo un po' di punk, così giocate anche voi tutti insieme. Giochiamo sub con sub la sub chat sub. Mettiamo dei messaggi subliminali sotto, messaggi che nessuno riuscirebbe mai a cogliere. Nessuno coglierà mai questo mio messaggio subliminale. È impercettibile all'occhio umano. Allora, un attimo. Piano, piano. Ok, per entrare dovete scrivere join. Senti come spinge, senti come spinge. Senti come spinge. Mi vedo. Se volete entrare scrivete join. Se volete entrare. Non è obbligatorio. Sub. Se volete entrare sub. Fate la sub se volete entrare. Sub. Scrivete sub se volete entrare. E fate la sub entrando. Vediamo un attimo. Sì, si leggono i messaggi dei player. Di spazio ce n'è, è impossibile che lo riempiamo tutto, quindi... No, cioè, tecnicamente potremmo doppiarlo, però... Quante cifre hai nel conto, zio? Questa è abbastanza personale come domanda. No, non possono giocare solo i sub, stiamo giocando con tutti. Se poi vuoi fare la sub, meglio ancora. Ma scusa, come Battle Royale? Aspettiamo ancora un attimo e poi partiamo. Secondo me 9 euro. Meglio che non li abbia 9 euro sul conto Lodi, visto che devo pagare le tasse tra poco. E siccome non saranno poche, se ho 9 euro penso che mi arrestano, quindi... Meglio non averli. Allora, questa volta pago di più di 20.000 euro di tasse, sicuro proprio. Sicuro che pago di più di 20.000 euro stavolta.
No, se sì, 100.000, oh. E che cazzo ho guadagnato? 1.000.000. Kelix, grazie per aver fatto la conversione dell'abbonamento, Valentino. Ma che sai, batto 100.000. Partiamo. Indovina da dove viene il pranzo? Ok, indovina di dov'è il posto del cibo. Non lo so. Non ne ho idea. Non ho la più pallida idea. È un enigma, è un enigma. Era vietnamita, io ho messo sul Corea, non lo sapevo. Anche qua sono indeciso, anche qua sono indeciso. Non sono sicuro, però... Secondo me... Aspetta che finisce il tempo così posso parlare. Secondo me potrebbe essere Repubblica Ceca. Non so perché mi sa molto di dolce della Repubblica Ceca. Non credo sia Hong Kong né Messico. Però non sono sicuro. Repubblica Ceca, meno male. Questa vale double. Non lo so, non lo so. Non ho idea. Non ne ho idea. I vermi in brodo non sono esattamente il mio alimento prediletto. I vermi al sugo. Non ne ho la più pallida idea. Potrebbe essere tutte e tre, cioè... quello che mi riguarda, voglio dire. Che culo! Mi sa che ci ho preso! Sì, ci ho preso, era Vietnam! Che culo! Pancateli! Vi dovete pancare! Poi chi è morto, tranquillo, come sempre, potrà probabilmente ritornare dopo. Three, two, one. Vabbè che metto la modalità limitata a 3 secondi, così la gente ha il tempo di... Ah, questo devo spostare la cam. Spero di non fare casino. Doren, grazie per il sei palatino, bentrovato per armate. E qua si va tutto a istinto. Qua si va tutto a istinto. Io non conto un cazzo, qua si va a istinto. Era il bre. Sono contento che fosse il bre. Va distinto anche qua. Pi
Fatto giusto di nuovo. Ecco, qua si va completamente alla cazzo di cane, perché non si ha il tempo materiale per contare. Non so. Qua si va alla ACDC, alla cazzo di cane. Totally. Pi 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 ri pi ri pi pi. Ho sbagliato, cazzo. Era la... era la 4. Ho messo la 3. Dovete pancare. Off. Off. Ok, indovina se è vero o è falso, è velso o faro. Vediamo se è velso o faro. Ma! Non lo so. Mi sembra tutto così molto strano, però... Oh, magari è vero, eh. Sembra tutto molto strano, poi dopo... Ma potrebbe anche essere vero, eh. È falso, ok, meno male. Vi dirò. Secondo me è vero. Potrebbe anche essere vero, eh. Tanto di stronzate ne inventano tante, eh. Quindi, stronzata più, stronzata meno. Potrebbe anche essere. È vero. Tra l'altro, comprabile su Amazon. Amazon con il quale potete fare la Prime, il Prime per fare la sub a me gratis. Ma che cos'è sta roba? Cos'è sta... Non lo so. Non è che... Cos'è sta roba? Non ho idea, raga, non ho idea. Cos'è sta roba? Io ho messo falso, ma non lo so. Non ho idea. È vero! ma scusa, che cos'è? Ma che cazzo è? Pancate! Ma cos'è? Ah, non ho idea. Io non so neanche se ci sono, non ne ho idea. Non sei il Resuscitamont? Ok, c'è il Resuscitamento. Solito discorso, votate una fontana e dopo chi è morto voterà un numero. Solito. Pi,
Adesso chi è morto seleziona il numero. I deceduti selezionino da dove iniziare. Vedo tanti fantasmini pucciosi che stanno qua apparendo là sopra. Ne abbiamo dei resuscitati, ne abbiamo dei resuscitati. Abbiamo anche dei dannati, ma ne abbiamo dei resuscitati. Soul lo vedo un attimo in difficoltà. Ok. Ok, Soul è tornato. No, Mazikin è esplosa. Eima non arriverà alla fine, secondo me, non fa in tempo. Comunque sarebbe esplosa. Quanti ne abbiamo riportati dall'oltretomba? 14, vabbè. Next up is... Oddio questo. Ok. Devi scrivere il numero in cui credi sia posizionata la prima matrioschina dorata. Easy. Ok, la prima andata. Puoi giocare da PC? Certo che puoi giocare da PC. Parte. Oh, è incredibile. Oh, è incredibile. Com'è che non c'è nessuno che ha messo, eh? Siamo bravissimi, è incredibile sta cosa. Nessuno. 50 su 50 tutti qui, incredibile. Non scappella nessuno. Messaggio, guarda, ho avuto questo vago sentore, non per dire, però ho avuto questo vago sentore, ma comunque prima o poi sbaglio apposta, prima o poi sì, prima o poi sbaglierò apposta. Bisogna pancare. Che cazzo lo facciamo fare? Ho capito. È il gioco. Cioè, che ci devo fare? Ci sarà sicuramente un quiz. Ti prego, non quello delle mappe dei videogiochi. Ti prego.
non quello delle baffe, ti prego. Ah, è Velso Faro. Ok, è Velso. Allora, è Velso photoshoppato o estinto? Vabbè, ma. Sì, vabbè, ma. Sì, ma. Scusa. No, però, scusami. Cioè. Ma sì, ho capito, ma se è un cane che. Sì, ma se gli ha messo una parrucca. No, qui però è confusionario, scusami. E se avessero messo per scherzare una parrucca a un cane? Per quello che mi ha confuso, in realtà. Cioè, magari gli ha messo una parrucca, non è photoshoppato, cioè. Estinto. Ragazzi, era vero! Era vero, gli ha messo una parrucca! vedi perché mi ha confuso! Scusa, sei una merda! Sei una merda! Mi hai confuso, scusami, cioè... ma sei stronzo, cioè... Vabbè, raga, questo secondo me è photoshoppato. È una testa di capra sul corpo di un gatto. È un capratto, cioè... Non esistono capre con le zampe da felino. Cioè, scusami, eh. Ah, ok, meno male, no, perché è un capra, cioè... Ma no. Verri, grazie per gli 8. Flocky, grazie per i 13. Bentrovati a parlare, paratini. Ah no, è falso. Guarda le orecchie. Volevi. Volevi. Grazie mille per le 2 sub, paratini. Ragazzi, era estinto. Ma mi sembrava un rinoceronte. No, i rinoceronti non sono estinti. Forse perché era un rinoceronte bianco, non lo so. Ma i rinoceronti non sono estinti. Comunque ha vinto Just Cosmo. Ma non sono estinti i rinoceronti. Che cazzo, cioè... Qua mi ha preso molto in contropiede. Bravo, Just Cosmo, vuol dire qualcosa alla chat? Vuol dire qualcosa alla chat? Mamma, sono famoso! Che carino. Adesso, volevo vedere... in realtà, io volevo fare anche Quiplash un attimo. Però, spero non esploda la live. Spero non esploda la live mentre installo Quiplash. Sono 300 mega, ti prego, non saltare in aria live. Quiplash lo possiamo giocare massimo in 8, quindi in 8 dovrebbe entrare. È quello che ho giocato con gli iNoob. Dobbiamo dire stronzate. Se non salta per aria la live, dovremmo... La live per ora sembra stia reggendo abbastanza bene. Si entra con il link. Sì, solito discorso, si entra dal cellulefono. Esatto, è quello dei moda, per intenderci. Allora, devo capire però come... Aspetta, prima devo cambiare la categoria. Qui... Due, ecco qua. Fine. Allora, prima devo capire un attimo come funziona la question. Allora, c'è un pelato generico in una scatola. Allora, gioca. Allora, crea il tuo, che non si sa. No, aspetta però. No, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta. Impostazioni. L'audio va bene, pubblico ok. Ok.
Ok, direi che ci siamo. Io creo il mio. Allora, bisogna andare su Jackbox, Box TV, il codice URS. Ok, dovete andare su Jackbox TV col cellulare e mettere il codice URVS. Andate su jackbox.tv e mettete URVS, a posto. Ah, Caesar Duck, devi scegliere tu. Non so perché, Caesar Duck, essendo tu il primo, devi fare avvia dal cellulare. Ok. Ma come è disconnected? Come è disconnected? Allora, aspetta. UGKF. UGKF. Ma Dio merda! Ma... Ok, ci siamo tutti. Adesso chi è arrivato per primo faccia partire. UGKF. Non ci sono risposte sbagliate, ovviamente. Ehi là, io sono Jerry. Forse vi ricordate di me, sono il presentatore di Quiplash. O forse mi avete bloccato. Ti ho bloccato, Jerry, vaffanculo. Iniziamo. Ricordate, il vostro entourage e i ritardatari possono giocare partecipando come pubblico. I voti degli spettatori. È vero, contano. Potete anche partecipare come pubblico per votare le risposte. Questo è il primo. Entrate round. Con questo codice, state giocate anche voi. Due definizioni sul vostro dispositivo. Scrivete qualcosa di divertente oppure no per ognuna delle due. Al termine, tutti dovranno decidere se la vostra frase è migliore di quella di un altro giocatore. Questa sì che è democrazia. Il punteggio è basato sulla percentuale di giocatori che apprezzano la vostra frase. Inoltre, sono in palio dei bonus per i vincitori. Pronti? Via! Attenzione, pubblico! Mentre aspettate che quei morti di sonno dei giocatori finiscano, perché non provate parola al pubblico? Oddio, aspetta! Ci sono due cose da rispondere, eh? Ne avete due da rispondere, non una, eh? Il tempo è quasi scaduto. Se serve si può usare la frase di sicurezza. Vi vedo in crisi, ragazzi, vi vedo in crisi. Scopriamo le vostre frasi. La prima è... La giocatore A. Votate la vostra frase cosa preferita. Cosa vuol dire? Rimango fedele alla tradizione. Cosa vuol dire? Porcone. Di nuovo in modale. Ok, andiamo avanti. Golden, grazie per il tuo paratino. Ben trovato. Da pubblicizzare per Gianluigi Buffon. Stronza. Oh, crocifisso. Ma
minchia, c'è stata molta... come si dice? Molta similitudine. Tocca alla prossima. L'italiano all'estero può sopportare tutto tranne... Usate i dispositivi per votare. Scusate, mi è venuto dal cuore, Magalli. E la prossima è... La candela profumata meno venduta odora di... Votate! Mica, vedo che la fantasia dilaga. Culo o culo? Va bene. Odora di culo o di culo? Raga, qua... Non avete messo piedi perché voi ve li ciucciate i piedi, maledetti feticisti. No, no, no. Andiamo avanti. Il corso più difficile all'università per clown. Qua TikToker mi sembrava doveroso, voglio dire. L'ho messo proprio con il cuore, guarda. Avanti un'altra. Perché siamo sulla Terra? Qui due non ha risposto. Ecco la prossima. Il nome da wrestler della regina Elisabetta. Ma come, scusami? Ok. Si vota. Il nome da wrestler è Rettiliana o Jessico? Ma scusami, in che senso? Potevate mettere the Big Queen, cioè, che ne so. Prossima definizione. Un cartello che non vuoi vedere accanto alla vasca da bagno in albergo. Attenzione, alligatori. Date il vostro voto. Infatti non sarebbe un cartello apprezzato, eh. Il primo round è finito. Scopriamo chi è in testa. Non devi scrivere UGF. Siamo al secondo round. Tutti i punti valgono doppio. Esatto, avete sentito bene. Valgono doppio. Valgono doppia. Pubblico, invece di aspettare che i giocatori scrivano, provate la modalità parola al pubblico. Mancano ancora tre. Ne mancano due, ma ci siete ancora, ragazzi, o vi siete disconnessi? No, per capire, perché magari vi siete disconnessi proprio. Cosa sto leggendo? Ah no, ci sono, ok.
Se è necessario, basta usare una frase di sicurezza. C'è la frase di sicurezza, se non avete idee. Lui mi sa che non c'è. Ah no, c'è. È il momento della rivelazione. La definizione numero uno è... il momento peggiore in cui potresti sentir scattare una foto. Ok, scegliete la vostra frase che preferita. Che schifo, ma dai! Che schifo! Che schifo d'immagine! Che cazzo, dai! Ma che cazzo sto leggendo? Che schifo! Sposta la cam, si scusa. Avanti un'altra. Un supergruppo improbabile. Fabi, Silvestri, Gazzè e... votate ora. E Magalli. il buon Magalli. La Madonna, qua strage di voti. Andiamo avanti. Qualcosa che solitamente non trovi su una lista di nozze. È tempo di votare. Lettera di divorzio, felice. Che schifo, felismini. Gnam 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 gnam. E adesso un chiaro segnale che nel tuo corso di danza ti odiano tutti. Ti mettono una vipera in borsone e ti lanciano. Partenza, votate. Ma cos'è sta cattiveria? E ora tiriamo fuori dal cilindro. Grazie, Alice. Come sono morti i fantasmini di Pac-Man? Oh, no, per l'amor di Dio. Si vota. Cosa vuol dire prendendolo in go? Dai, che cazzo. Ma è Pac-Man quello che ha la bocca aperta. Aspetta, oh no, cosa? Come ti... No, mi ha disconnesso, tua madre in culo! Non ho potuto votare, mi ha disconnesso. La prossima definizione è... il Papa batte il mignolo del piede contro uno spigolo e grida... No, no, no! E... votate! Dai, siete dei co... siete dei coglioni! Siete dei deficienti! Vanessa! Vanessa, che cazzo! La prossima! Saltano fuori le immagini più strane quando su Google cerchi... Pronti? Partenza? Votate! Vabbè! Anche qua mi è uscita dal cuore, scusate.
il coro più scandaloso in una partita di calcio. Date il vostro voto. Esatto, la frase d'emergenza è venuto fuori casualmente. Concorso di poesia. Oddio. Scusate, ma concorso di poesia m'ha scassato. Amo le frasi casuali, sono bellissime. Round. Andiamo a scoprire la classifica. Primo posto. Alle 21 inizierà. Questo è il terzo round, il final lash. Stavolta dovrete lavorare tutti sulla stessa definizione. Va bene. Inventate una frase completa con queste iniziali. Si chiama Quiplash il gioco. Questo è il 2. Ragazzi? Bene, tenetevi forte. In questo round avete 3 medaglie da assegnare alle 3 frasi che preferite. Oro, argento e bronzo. Scegliete bene. Bene. Allora. Indovinate la mia. No, la mia è a sinistra. Però non vi dico quale, così non influenzo i voti. Bene, vediamo dove sono andate a finire le medaglie. Bronzo. Tiriamo fuori l'argento. E finalmente l'oro. Vanessa, una strage. Vanessa, mi sa che l'hai vinta tu con 4.000 punti. Meno che non eri veramente sotto di tanto. Siamo arrivati alla fine. Scopriamo la classifica finale. Vanessa, comunque sei una deficiente, bambino penelisopo. E invece Papino vince! E invece Papino la porta a casa. Papere! Io anche questa sera vi ringrazio per i follow, i cheer, le sub, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona anna. Patatini, vi mando un abbraccio e un bacione. Noi ci vediamo domani. Notte, papere!